dopo due sconfitte consecutive torna al successo la Grüssinbonn, che piega in casa 89-86 la Sidigas e sale a 12 punti in classifica. Si interrompe a 5 incontri, 3 in trasferta, la striscia positiva di Avellino, che rimane in testa alla graduatoria con 24 punti. Positivo l'approccio di Jompart e più 9 per i padroni di casa dopo 6 minuti. Risposta di Fesenko e Fittipaldi, parziale di 12-2 e situazione di punteggio capovolta in favore della Scandone. La Reggiana viaggia con il 70% dal campo e con Wright e White va all'intervallo sul più 5, 47-42. In avvio di ripresa Lunen, Rich e Fesenko riportano Avellino a meno 1. Della Valle non ci sta e in tandem con White permette alla Grüssinbonn di toccare il più 8 al 29esimo, 64-58 al 30esimo. Nella quarta frazione gli Irpini realizzano 2 punti in 4 minuti e Reggio con Marcoscivili e Reynolds allunga più 11. Fesenko, Scrub e Rich non gettano la spugna e i campani si riaffacciano a meno 1 al 39esimo. Decisivi i liberi di Della Valle, 57% al tiro per la squadra di Menetti contro il 45% degli avversari, 19-9 falli subiti per Della Valle, 14 per Marcoscivili, 11-6 assist e 5 falli subiti per Jompart. Per la Sidigas 21-9 palloni catturati per Fesenko, Ventello con 6 falli subiti per Rich, 7 le assistenze di Figlioi.